Only Craps, vice sono ragazzi, sono Mezzobossa e sono tornato con il 26 episodio di Pokémon Rubino 2. Allora, non ho allenato la squadra, anche se in realtà avrei voluto, solo che poi mi sarei dovuto spingere al di fuori di Ceneride o Ceneride, poi sarei dovuto ritornare e mi seccava. Oltretutto, siccome manca, non dico che mancano pochi episodi, però manca poco, non laggare. Di quello che devo fare ormai su Rubino 2, ovvero la Via Vittoria, manca veramente poco. Quindi gli allenatori della Via Vittoria saranno loro a mandare la mia squadra al 100. E se arriverò alla Lega Pokémon e non sarà ancora al 100, qualche membro, li troverete al 100 per la sfida alla Lega Pokémon stessa. Quindi direi di entrare. Ok, bene, niente ragazzi, non ce la posso fare. Io volevo parlare un attimo con lei perché non mi ricordo se avevo parlato con lei. Nella buona e cattiva sorte i Pokémon sono sempre miei amici. Ci siete... Ok, sì. Ho letto veloce, però non importa. Ho capito quello che ho letto. Ancora? Esatto. No, ragazzi, vi giuro che non l'ha mai fatto per tutto il tempo che... Prima che registrassi. Vi giuro che non l'ha mai fatto. Grazie, grazie. Non mi ricordavo che c'era una tizia che mi regalava una bambola Whalmer. Ma non ho toccato Adriano. Vabbè, dai. Parliamo proprio con tutti quanti. Allora, ok. Lei ho parlato. Andiamo per di qua. Oh, loro sono quelli che discutono su Barboach e Slumish. Però su Smeraldo discutevano su Lotta de Sidot, mi pare. Ok. Ok, non so se si. Non so se si stava riferendo alla vecchia nave. Ancora, perfetto. Niente, ragazzi. Niente. Perché quando succede, ecco, quando succede, il gioco si blocca per un minuto. Per un minuto, oddio. Per qualche secondo. Ok. Montepira. Oh, le due sfere, sì. Ok. Quindi, andiamo avanti. Vi chiedo scusa, ragazzi, vi giuro, sono distantissimo. Adesso mi distanzio ancora di più. Andiamo a parlare subito con Trini, dai. Mi pare che qui dietro non ci sia niente, vero? Ok, ho sempre il dubbio che ci sia qualcosa. Allora, cosa dice? Adriano, artista amante dell'acqua. Belze, mi ha fatto piacere incontrarti, ma purtroppo ci devo salutare. Ho una nuova regione da visitare, nuove avventure mi aspettano. Prima però voglio lottare contro il campione di questa regione. Cioè, allora, innanzitutto, la intro ha laggato tantissimo, ha laggato, non l'avrò aumentata di volume per questo. Secondo, continua a laggare. Continua a laggare, ragazzi. Terzo, c'è lo sprite di Rocco all'inizio e quello di Adriano adesso. Ok, mi sa che ho fatto una puttanata. Sì. Beh, Trini è il campione del gioco Pokémon Avventura Fento. Quindi va benissimo. Ok, facciamo un microcolpo. Peccato che non ho camera up di squadra. Chandelure, sì. Tyranitar. Peccato perché hai reso benissimo. Storm di raggio. Bene. Incendio. Frana, perfetto. Sì, non serve che faccio la telecronaca, ragazzi, avete ragione. Ok. Il punto è che spero di avere un Pokémon super efficace per ognuno di essi, per ognuno di quelli che ha. Rischio si mitraglia. Madonna. Vabbè, dai, almeno sono sicuro di finirlo con... Sì. Mi ha predictato il cambio. Io vorrei cambiare con Gardevoir, però non è molto sicuro, sapete. Ma lo sguardo, non posso scappare, ergo non posso cambiare Pokémon. Cazzo, quanto mi ha fatto male. Blastoise, di nuovo. Ora sì che posso finirlo con Pugnospine. Ok, Machamp, rimettiamo Gardevoir. Spero che uno psichico basti. Ma fa a me o sta continuando a laggare leggermente? Meno male che uno ha fallito Dinamipugno e due c'è la tempesta di sabbia. Shiftry.
Vai Cacturn con Missy Spillo. Perfetto. Brutto colpo. E terzo Missy Spillo. Abbiamo vinto, ragazzi. Ok. Hai avuto meglio su Strani campione. Mi hai lasciato senza parole. 20.000 Pokédollari. Perfetto. Ah, durante i miei viaggi ho trovato e catturato dei Pokémon leggendari. Capisco il linguaggio dei Pokémon, quindi so cosa vogliono. Vogliono un allenatore degno della loro forza. Ti prego, accettali. No, ragazzi. Sto ridendo perché io ho ricevuto Suicune, Raikou e Hentai. No, vabbè. Ok, questa perla mi ha ripagato dell'inizio poco bello del video, caratterizzato dal lag e dal suono fastidioso. Ho ricevuto Entai, ragazzi, non Entei, Entai. Grazie mille, Traini. Quindi questo è un addio? Chissà. È scomparso. Ragazzi, ho ricevuto Entai, Entei. Va bene. Deduco che siano o al 50 o al 100. Al 90. Natura cauta, non mi ricordo mai cosa fa la natura cauta. La natura cauta mi pare che diminuisca l'attacco speciale, aumenti la difesa speciale. Poi la lesta è meno difesa, più velocità. E la calma è meno attacco, più difesa speciale. E infatti si vede. Mosse. Allora, è calmamente uguale per tutti. Poi hanno praticamente la mossa più potente del loro tipo, idropompa, fuoco, bomba, tuono. Lui ha due mosse speciali, ovvero nebbia, scusate, distato, nebbia e specchio velo. Lui c'ha lanciafiamme e bullo, mentre lui ha sgranocchio, non nel suo, nel suo typing, quindi la cosa è ancora migliore, ancora meglio, e riflesso. Beh, gli lascerei qui, tanto vale, va. Bene ragazzi, spero di aver fatto, ho curato la squadra, sì sì. Spero di aver fatto giusto, ragazzi. Spero di non aver fatto un'altra volta Malanni. In realtà lui è il campione di Fento, quindi se lo batto adesso o che lo batta dopo, non mi cambia assolutamente niente. Ecco. Allora, io... Allora, praticamente... Ho notato una cosa, ho notato. Sì, lei si chiama Kira, mi dà la bacca. La bacca Mbutan. È la bacca paia. Ma la bacca Mbutan mi preoccupa ogni volta. Vediamola. Oh mio Dio, è orribile, ragazzi. Una specie rara ricoperta da una fitta peluria. Sapore piuttosto amaro e anche aspro. È orribile. Comunque ragazzi, sta leggermente laggando, ho notato. E questo lag di solito l'ho quando gioco a Rubino 2 e sto caricando anche un video. E cosa intendo dire? Quando alleno la squadra. Ma non sto caricando video adesso, ragazzi, ve lo posso assicurare. Ok. Non so perché. Boh, non so. E il punto è che non potrei neanche ripetere questo video, perché essenzialmente poi perderei tutta quell'epicità che ho avuto. Ah, tra parentesi, ho il Fortunuovo perché è quello che ho tolto a Camerupt. Non dovrei avere niente da vendere, vero? No. No, ok, il Fortunuovo lo vendo a 100 e basta. Pietra solare, no dai. Però potrei comprare dei super repellenti, visto che ne ho usati parecchi. Non li vendono perché vendono i repellenti max. No, assolutamente no, non mi avrete mai. Ok. Sì, sta laggando, ragazzi. Non so perché. La memoria ce n'è, quindi non può essere neanche questa. Non so perché. Ha studiato biologia marina. Wow. E dimmi quante lauree ci voglio, quante lauree hai per poi andare a lavorare al McDonald's. Sì. E se dico no? Oh tesoruccio, devi essere triste. Sì, ci sarà qualcuno che farà il tifo per me, ne sono sicuro. Infatti la risposta è sì. No, non scappare, vieni qua. I fan più accaniti arrivano persino da Canto Johto. O Johto, non mi ricordo mai come si dice. Ah sì, parla del fan club di Porto Algepoli. Devo farci una rivisitina. Allora, qui sono andato, quindi tocca andare per di qua. Oh, lui mi dà breccia. Sì, non è che sia poi così tanto forte in realtà. Però io volevo vedere se si può andare dentro la palestra. Deduco di no. Magikarp al 28. Mi sa che non è stato cambiato. La porta è chiusa. Messaggio semplice ma efficace. Sì, comunque, ricapitolando. Intanto l'intro ha laggato e non posso neanche aumentarla di volume, ma posso solo lasciarla di volume basso per mostrarvi quanto ero allibito.
Wow, ne hai fatta di strada per arrivare fino a Ceneride. Non è da tutti. Vabbè, non è poi un'impresa così eccezionale. Questo dialogo mi sa tanto di scritto. Oh mio Dio. Ragazzi, ho paura. Io faccio dei save state. Oh mio Dio. Ma Wild al 30. Ma Wild al 30. Ok. Mi sto spaventando. E ricordiamoci che qui c'è un MN. Dovrebbe essere cascata, no? Infatti, ragazzi, MN07 è la terza volta che trovo cascata. Perché questo qui è il luogo originario. Ecco, continua a laggare. Cosa sto facendo, ragazzi? Mi sto cagando sotto. Posso catturarli tutti e due, ragazzi. E se provassi a catturarli in questo episodio? Solo di Ultra Ball, ragazzi. Solo di Ultra Ball. Quante ne ho? Vado a fare rifornimento. No, anzi, lo faccio nel prossimo. Però non posso esplorare la cosa, come si chiama. Beh, in realtà sì, volendo potrei farlo. Ok, ragazzi, ho deciso. Vado a esplorare la Vittoria adesso. Spero di riuscire a farcela in questo episodio. Comunque mi lascio due save state qua, mi lascio. Questi due qua dovrò sempre lasciarli. Non so parlare, ragazzi. Quindi, Noiven, che conosce anche Flash perché Tropius può impararlo, mi permetterà di esplorare Iridopoli. Dopo essermi curato la squadra. Dopo anche aver controllato. Dopo aver fatto scorta di super repellenti e di Ultra Ball, tanto vale. Allora, posso cambiare il. Ah, sì, bene, il giorno cambia. Beh, il 4 iniziale mi pare che lo avessi. Ho visto un 4 iniziale e mi pare che lo ho. No, non è vero niente. Allora, super repellente, ne dovrei avere 9, ne compro 21. Vero? Ok. Ultra Ball ne ho 21, ne comprerei 29. Perfetto. Ho ancora un bel po' di soldi. Poi casomai non ha senso che li vado a catturare adesso, perché se devo fare tutta la scorta di tutte le ball che dovrei prendere, tipo la rete ball, la timer ball, ci metterei una vita. Bene, ragazzi, andiamo. Per il momento non voglio utilizzare il super repellente. Voglio un attimo vedere chi posso trovare ancora. Però siccome vorrei metterci poco tempo, mi sa che è meglio che lo uso subito. Sì, ragazzi, sta laggando. Non so perché. Veramente, non ha mai lagato in questo modo. Allora, vediamo un po' se mi ricordo la strada. Tanto sconfiggiamo gli allenatori. Ok, non è stata proprio una mossa azzeccata. Però non è neanche giusto che rimanga con così poca vita. Certo, sono d'accordissimo, ragazzi, sono d'accordissimo. Beh, non posso fare niente, non posso. Non posso far niente. Posso solo mettere Cacturne. A far assorbire il tuono, ovviamente. Certo, mi sembra più che giusto. E non ho. Pensavo ne avessi uno solo, ragazzi. Vi giuro, pensavo ne avessi uno solo. Ok, terremoto. Niente, ragazzi, non so che cosa abbia oggi, cioè non so che cosa abbia adesso, perché l'altro episodio che ho registrato prima, a parte i problemi che ci sono stati, è venuto bene, è venuto. Quindi, la smetti di lagare, Dio santo. Mi tocca usare l'ipopozione. Ok. Usiamole, visto che ne ho. Ah, ho fatto una stronzata.
Allora, ammetto che la voglio fare molto a ritroso. Ho sbagliato. Volevo fare gelo raggio. Ok, sì, mi sono cacciato in un brutto guaio, ragazzi. Mi sono cacciato in un brutto guaio. Non ho la certezza di riuscire a finire niente. Voglio esplorarla bene la vittoria. È che purtroppo, sapete cosa faccio? Vado a fare scorta di Ball. Vado a fare scorta di Ball e stoppo l'episodio, ragazzi. Anche perché è ingiocabile in questa maniera. Niente, non ce la posso fare. Sì, no, non so che cosa abbia, non so, proprio non lo so. Computer di merda. Allora, perdonatemi piccolo sfogo. Allora, se mi sbaglio, le rete boh le vendono a Verdazzupoli. Per Kyogre, appunto. Le vendono. Vabbè, sì, dove sto andando? Allora, organizziamo un attimo le ball. Ho due Premier Ball. Ok. Allora, ho una rete ball. E direi di comprarne 39. Perfetto. Le sub-ball non le voglio. E le timer ball dovrebbero venderle a Ferruggiponi. Dov'è? Di qua. Tra l'altro la canzone è la stessa, ragazzi. Non so che cosa abbia. Ah, cazzo, ho capito. Non le possono vendere, sapete perché? Perché le vendono quando tu sblocchi le Beast Ball. Com'è che le sblocchi le Beast Ball? Dopo aver salvato il culo a quello della Devon SPA, è praticamente che vi aspetta al di fuori del tunnel Menferro, da questo lato, e vi dice: abbiamo sviluppato un nuovo tipo di ball, ed ecco, tieni la Beast Ball. Quando la sblocchi, la potrete trovare in vendita qui, e deduco anche la Timer Ball. Quindi niente, niente, ragazzi. E quindi io di nuovo volo ai Ridop e ai Ridopoli a Ceneride. Visto che è una possibilità. Tra l'altro si sente anche il verso appunto di Coso. Mi sfugge il nome, di Tropius. E niente, nel prossimo episodio catturerò Groudon e Rayquaza, visto che ormai la serie è volta al termine. Dovrei riuscire ad arrivare. Allora, questo è il 26esimo episodio. Nel 27esimo catturerò Groudon e Kyogre. Penso di dedicarci solo un episodio, dipende quanto tempo ci metto, perché poi potrei fare la vittoria. Ma nel peggiore dei casi, via vittoria nel 28esimo, Lega Pokémon nel 29esimo, campione nel 30esimo. Sì, di solito raramente faccio Super 4 e campione separatamente, solo nei casi in cui i Super 4 sono tosti. E quindi ragazzi, mi tocca stoppare adesso questo episodio perché purtroppo potrei anche entrare, ma poi resteremo. A parte che ho flash. Vediamo. No, vabbè, ma tanto non avrebbe senso, ragazzi. Non avrebbe senso. Faccio 4 save state diversi da questi due, vedete? E quindi vi ripeto, spero questo video vi sia piaciuto, anche se in realtà non l'avevo ancora detto. Mi dispiace perché all'inizio, per il fatto che all'inizio si sia sentito quel rumore delle prese USB. Ragazzi, mi starete prendendo per pazzo. Ma è veramente il suono di quando stacchi qualcosa USB. Io ho solo due cose collegate, ovvero le Turtle Beach, le cuffie, che non vanno a jack. E poi una di quelle prese quadruple. Nel senso, ne attacchi una, poi ne puoi attaccare quattro. E lì ci ho attaccato joystick, mouse e ventole esterne. E muovendo leggermente viene fuori il suono. E vi chiedo scusa perché abbia laggato, ragazzi. Veramente, mi ha dato tanto fastidio. Non posso neanche aumentare il volume dello scontro con Rocco barra Adriano barra Traini perché purtroppo ha laggato proprio in quel momento. Mi dispiace ragazzi, no, avete visto? Non ho mai fatto così. Sono veramente dispiaciuto ragazzi, tantissimo. Al prossimo episodio, ciao a tutti.